Lavorare con la pubblica amministrazione, un'opportunità che spesso le imprese non sfruttano appieno, anche a fronte di un'iscrizione obbligatoria al mercato elettronico della pubblica amministrazione, il MEPA, per acquisti e bande di gara con importi inferiori alla soglia comunitaria. Come registrarsi al mercato elettronico, come rendere visibile il proprio catalogo online, quali accorgimenti seguire, sono le nozioni che Confartigianato mette a disposizione dei propri associati in una doppia videoconferenza trasmessa in contemporanea nelle sedi di Ravenna, Faenza e Lugo, per agevolare gli imprenditori nell'utilizzo del nuovo strumento commerciale. Il MEPA è il mercato elettronico della pubblica amministrazione, è uno strumento che ha avuto un nuovo vigore con la spending review perché obbliga tutti gli enti pubblici e le amministrazioni locali a fornirsi di fornitori che siano registrati in questo sito che è Acquisti in Rete PA per tutti quelli che sono gli acquisti sotto la soglia comunitaria dove ovviamente ci sono altro tipo di gare. È un'opportunità per le imprese che lavorano con gli enti pubblici, comuni, province, enti locali o che vogliono collaborare, lavorare con gli enti pubblici in quanto la pubblica amministrazione si rapporta, è obbligata a servirsi di fornitori che sono registrati in questo sito. Questo sito ha due sezioni, il sito per le pubbliche amministrazioni e il sito per le imprese. Come Confartigianato, come mercato elettronico, siamo impegnati da diverso tempo, abbiamo già fatto altri incontri formativi e informativi su queste opportunità per accompagnare le imprese in questo che è una nuova opportunità commerciale, un nuovo modo di rapportarsi commercialmente con dei fornitori quali sono gli enti pubblici. Una guida alla registrazione come è organizzata. Ci vuole uno stimolo per andare a cercarsi le informazioni e per abilitarsi in questo sito e fare tutti i passaggi successivi. Questa conferenza non vuole più che altro mettersi in condizione le imprese di essere domani di essere in grado ma di fornirgli gli strumenti per capire come funziona questo sito, questo modo di rapportarsi, metterle in condizioni di entrare in questo mercato che esiste già. Come Confartigianato della provincia di Ravenna, in questo momento la videoconferenza la stiamo trasmettendo nelle tre sale delle tre sedi principali, che sono Ravenna, Faenza e Lugo. E abbiamo in programma un'altra videoconferenza, sempre nelle tre sale di Ravenna, Faenza e Lugo, per l'11 novembre catalogo di ogni impresa. Questa di oggi è una generale su come abilitarsi, quella successiva sarà su come gestire la propria impresa all'interno di questo sito. Qualora qualcuno si iscrivesse appunto a questi incontri, ma volesse nonostante tutto registrarsi al sito, dove può trovare le informazioni utili? Già nel sito trova sicuramente tutti i passaggi per farlo, però l'associazione, la Confartigianato, è disponibile per tutti i suggerimenti, per tutti i ponti che può fare tra le aziende locali e questo portale che ha sede ovviamente a Roma perché è gestito completamente, è partecipato completamente dal Ministero dell'Economia. Negli uffici di Confartigianato ci sono le informazioni di massima su come operare, su come avvicinarsi a questo, sono informazioni su come avvicinarsi più che informazioni operative su come operare in questo nuovo mercato che sicuramente indietro non tornerà, ma è più probabile che farà sempre dei passi in avanti. Federico Lega per Ravenna Web TV.